Queste le nostre breaking news, ultime notizie. È partito il processo per la tragedia dell'archivio di Stato che 3 anni fa costò la vita a 2 dipendenti, Piero Bruni e Filippo Bagni. La battaglia adesso riguarda la perizia, un'importantissima perizia per stabilire le cause della fuoriuscita del gas Argon che uccise i 2 dipendenti dell'archivio di Stato. Momenti di paura per gli anziani di Villa Fiorita oggi ad Arezzo. A fine mattinata di oggi un lieve incendio si è sviluppato nelle cantine sottostanti la struttura. Tanta paura, poi il piano antincendio è stato applicato per intero, gli ospiti sono stati portati all'aperto, ma è tutto rientrato in brevissimo tempo, nessun problema quindi per gli anziani ospiti. Una bella notizia che riguarda uno sportivo al quale siamo tutti molto legati, Paolo Rossi, una targa è stata apposta nella Walk of Fame, diciamo, del Foro Italico ad Arezzo, una targa per ricordare Paolo Rossi, quindi Paolo Rossi per l'eternità. Il calcio è sempre molto amato un po' da tutti. Queste sono le nostre breaking news, grazie dell'attenzione.